ragazze, allora, come avevo promesso nell'ultimo video haul di Zara, nel caso non l'abbiate visto vi lascerò il link nell'info box, appunto vi ho detto che vi avrei fatto vedere gli acquisti che ho fatto da H&M nel corso di questo autunno, degli ultimi 3 mesi, così per darvi un po' un'idea di quello che c'è nei negozi che mi piace e anche perché mi diverto a farvi vedere i vestiti che compro. Sinceramente alla fine gli haul si fanno per questo niente, quindi vi mostrerò un po' di cose di H&M e anche della collezione di Alexander Wang di cui parlerò dopo. E quindi niente, iniziamo subito. Allora, l'ultima cosa che ho comprato abbastanza recentemente, tipo 2 settimane fa, sono questi pantaloni che apparentemente sembrano un pigiama e sono comodi quanto un pigiama, ma sono, sono belli, quindi si possono usare anche di giorno. Ok, allora, non si capisce niente di quello che ho detto, adesso qui sta facendo casino. Ok, allora, questi sono dei pantaloni di maglina, tipo maglioncino, a modello tuta, nel senso che hanno sono a vita alta, hanno qui il cordino e hanno si stringono alla caviglia e stanno, diciamo che non sono stretti ma non sono neanche larghi, stanno molto molto bene indossati e sono caldissimi, sono la cosa più comoda del mondo, cioè io vi giuro che li adoro. Appena li ho presi li ho messi tipo 3 giorni di seguito e cioè davvero sono fantastici. Ci sono anche rosa e bianchi, infatti sto pensando di prenderli rosa perché mi attirano molto e no, veramente, cioè sono in assoluto credo il capo preferito di questa stagione, cioè io li adoro, sono fantastici e costano tipo 25 euro, cioè wow, sono bellissimi veramente. E poi allora ho preso questa magliettina nel reparto basic, che anche questa mi sta piacendo davvero tanto. È una maglietta a maniche lunghe semplicissima, nera con questi puntini bianchi. E non so, mi piace tanto perché è uno di quei capi molto molto semplici che vanno un po' con tutto, super comoda, però sta molto bene addosso e boh, io adoro, molto spesso adoro indossare cose davvero molto semplici e magari metterci degli accessori così per renderle un po' più particolari e questa è davvero perfetta. Poi allora, questa risale a un bel po' di tempo fa, credo di averla presa ad ottobre, una cosa del genere, comunque c'è ancora perché boh, io in un negozio l'ho vista. E è una camicetta a maniche corte. Dietro è fatta di chiffon, così come le maniche, e davanti ha questo pannello in finta pelle. E io trovo che sia davvero molto particolare, molto bella, e non sembra un capo di H&M, nel senso che potrebbe benissimo essere qualcosa di una marca, diciamo, di un designer. Quindi mi è piaciuta davvero tanto. Inoltre la qualità della pelle è ottima, nel senso che è molto morbida. Mi è piaciuta tanto questa, e anche questa qui è abbinabile con qualsiasi cosa, molto molto semplice. Quindi mi è piaciuta tanto questa. E parlando di pelle, ho preso anche un paio di pantaloni che adesso non trovo, credo siano a lavare. Comunque un paio di pantaloni, tipo pantaloni della tuta, sempre tipo joggers, in finta pelle, che mi stanno piacendo tantissimo. E niente, chiusa parentesi, se siete stati nei negozi recentemente avrete visto che è uscita la collezione per le feste. E ci sono questi top tutti pagliettati. E io ho preso questo qui rosa, è un top a maniche corte, tutto completamente pieno di perline, di paillette, e questo è su, appunto, su vari toni del rosa, c'è un rosa un po' più antico, un rosa cipria, e boh, secondo me è tipo bellissima, cioè c'è anche quella con le paillette tutte colorate, che anche quella mi piaceva particolarmente. Comunque mi è piaciuta davvero tanto, la trovo carinissima e in estate è stupenda, però anche adesso per le feste. Quindi sì, vi consiglio, se cercate qualcosa di un po' particolare, tutto pagliettato, di andare da H&M e è troppo bella, cioè veramente io l'adoro, è bellissima. Restando sul rosa, ho trovato questo cardigan che c'era anche l'anno scorso, sono sicurissima. È di quelli tipo tutti pelosini a pecorella. E io ce l'avevo bianco, l'avevo preso su Shinside, però il problema è che mi sta enorme, cioè ho preso una taglia troppo grossa, quindi mi sta davvero grande. E niente, c'era questo qui rosa da H&M che mi piaceva troppo, quindi l'ho preso. Diciamo che non è un cardigan lungo, è un cardigan che arriva in vita, comunque lunghezza normale. E ha qui queste due taschine che sono carine. Cioè questo cardigan è la tenerezza, cioè è troppo bello, veramente. Allora, ho preso questo maglione che sto indossando, che ho messo tipo 20 volte, non so, mi piace davvero troppo. E è un maglione semplice, modello molto comodo, largo, ha le maniche un po' larghe, non so, mi piace tanto il modello anche. E
trovo che sia bellissimo. Allora, è blu e ha questa sorta di copertura di boh, di plastica, non so, verde tipo cangiante, non so, sembra pelle di drago. Vabbè, comunque, non so, mi piaceva tantissimo, lo adoro, veramente è caldissimo, super bello e comodo. E ho visto che c'è anche rosa con questa cosa che io chiamo copertura, non so come si chiami, comunque con questa patina, ecco. C'è rosa con la patina argento e... Sono riuscita però a prendere due cose. La prima è il crop top nero, quello con la scritta in tipo in rilievo. E niente, sicuramente questo qui lo userò d'estate, è un tessuto molto sportivo, quindi sì, sicuramente lo userò d'estate. E niente, non l'ho ancora messo ovviamente perché è leggerissimo. E però boh, era carino, nel senso, una di quelle cose che va un po' con tutto e ci sta. E poi ho preso questi che mi piacciono tantissimo. Allora, sono i pantaloni, quelli tipo... diciamo che modello leggings a vita alta, abbastanza elastici, cioè non troppo elastici, abbastanza rigidi anzi direi, però appunto sono a leggings e sono di questo tessuto tecnico e hanno questi inserti di diversi tessuti, tipo qua c'è questo nero argento, qua ci sono i catalin frangenti, cioè questi sono proprio catalin frangenti, tipo quelli della protezione civile, poi qui c'è questa striscia nera, qui in fondo hanno il nero, comunque sono appunto questo mix di argento e nero. E cioè io li adoro, veramente sono bellissimi, mi piacciono tantissimo, sono un po' particolari, immagino che a molti di voi non piaceranno, però io li adoro veramente. Allora, ho un paio di cose da farvi vedere, sempre di un nuovo sito che non avevo provato, che si chiama New Dress, che mi sono arrivate giusto ieri, e mi sono piaciute davvero tanto tutte le cose che mi sono arrivate, quindi ve le inserisco così nel caso vi interessi, quindi sono rimasta davvero soddisfatta di questo sito. Allora, la prima è questo maglioncino che avevo su nell'ultimo video nell'ultimo video haul, è un maglioncino bianco, modello davvero semplice, però sta molto bene addosso. È tipo di quelli tutti pelosini, super morbidi, tipo pecorella, e non sarà troppo carino, è super caldo, è comodo, sta bene con tutto, è bianco, mi piace tantissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto sono questi occhiali da sole, che, cioè, guardate quanto sono belli. Sono tipo a occhio di gatto e mi piacciono troppo, mi piacciono davvero tantissimo, infatti grazie sole adesso mi posso riparare dalla sua luce con questi bellissimi occhiali. E... non so, io adoro questi occhiali in questa forma, mi piacciono tantissimo come stanno, quindi questi mi piacciono davvero troppo, sono troppo contenta di averli presi, costavano tipo 2 euro, cioè una cosa assurda, quindi davvero belli e anche, cioè, non mi sembrano quelli che si rompono subito, sono fatti abbastanza bene. Anche il maglione è fatto bene, nel senso che non puzzava troppo, e cioè l'odore è andato via subito e non ha fili che escono, è fatto bene comunque. E mi è piaciuta tantissimo anche questa collana, così lunga, era da tantissimo che non mettevo collane lunghe, e invece questa qui mi è piaciuta e ha questa pietra azzurra, così, con questi catenelle dorate attaccate, e non so, trovo che sia molto bene e mi è piaciuta, carina, sembra un po' etnica, tipo bella. E poi in teoria avrei preso anche un'altra cosa, un'altra maglia, solo che credo che se la sia messa mia mamma, che ora non è a casa, quindi niente. Quindi vabbè, magari ve la farò vedere in un altro video. Anche quella mi è piaciuta tanto, una maglia molto semplice e da usare un po' tutti i giorni, quindi sì, magari la metterò in un altro video e ve la farò vedere. Comunque sono rimasta molto soddisfatta di questo sito. Chiudiamo questo video haul. Come sempre io spero di avervi fatto venire voglia di andare a fare shopping, perché lo shopping fa bene alla salute e all'anima. Ora me ne vado e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cos'era questa cosa? E la seconda cosa che ho preso sempre di pelliccia è questo cappello. È una sorta di cuffia tutta di pelliccia nera e, cioè, ditemi voi se non è la cosa più bella che abbiate mai visto, cioè mi sembra di essere tipo un funghetto, però tutto questo coso è bellissimo e super morbido, davvero mi piace troppo. Io non vedo l'ora che faccia super freddo per mettermi queste cose e sembrare un po'